Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nell'approfondimento del video sull'organizzazione. Oggi vi vado a fare un tutorial di Notion e soprattutto verso la fine del video, perché ovviamente ho interesse che le persone seguano tutto il video, non andate fino alla fine ma guardatelo tutto se vi serve, se non andate fino alla fine, come ottenere 5 mesi di Notion gratuiti. Allora, Notion è già gratuito, ma ci sono delle funzioni aggiuntive a pagamento. Vi faccio vedere come ottenere 5 mesi gratis di queste funzioni che io sinceramente sto utilizzando. Allora, ho già provato a fare un video su Notion, ma credetemi, era venuta una roba infinita, 20 minuti di rottura di palle, perché è un programma completissimo. Quindi una brevissima introduzione per chi non lo conosce: Notion è come se fosse il nostro segretario, è un'applicazione disponibile per qualsiasi piattaforma, Mac, iOS, Android, eccetera eccetera eccetera, che ci consente di tenere organizzata tutta la nostra vita, e adesso vi farò vedere io principalmente come lo utilizzo. Allora, adesso guardiamo come lo utilizzo io, successivamente faccio vedere le diverse funzioni, così ci capiamo. Io lo utilizzo principalmente per tenermi dentro tutte le mie cose, quindi la task list l'avete già vista, il calendario con tutte le cose che devo fare. La bit tracker anche, ve l'ho fatto vedere alla veloce, è sostanzialmente un tracciatore di sane abitudini. Vi faccio vedere già qualche funzione magari mentre siamo qua, così le guardiamo man mano, va? Allora, task list, cosa posso fare? Posso ovviamente aggiungere degli esempi, quindi andare a capire, che ne so, qua mi devo ricordare di fare la spesa, quindi metto dei titoli, posso mettere delle icone, posso mettere delle cover, posso assegnare delle categorie, che ne so, fare la spesa è una cosa da fare, fatta, che sto facendo, oppure posso creare, ad esempio, che ne so, posso aggiungere una proprietà, dico, una proprietà di formato testo, numerica, a selezione, multiselezione, una data, devo segnare una persona, posso mettergli un URL, una checkbox. Le possibilità, ragazzi, sono infinite con Notion, ovviamente dovete utilizzarlo per capire ognuno di queste cosa fa. Che ne so, scelgo selezione e dico ok, qua chiamiamo una selezione, questo qui cos'è? Roba di trading, sì, chiamiamo trading, roba personale, roba a che fare con la palestra, e quindi qui mi creo un'altra etichetta. Possono essere esempi, e poi ogni cosa può essere cancellata, rimossa, messa, fatta, la data, una data di inizio, una data di fine, voglio avere anche l'orario, non voglio avere l'orario, infinite possibilità. Fare la spesa, che ne so, comprare formaggio, chiocciola, remind me, che ne so, remind tomorrow, e questa cosa domani mi manda un avviso, l'applicazione che io ho sincronizzata, si sincronizza in automatico sia sul PC che sul telefono, mi manda un avviso, domani devo comprare il formaggio, ad esempio. Questa cosa è importante, bene, ci clicco sopra, gli dico guarda, mettimela, che ne so, scritta rossa, però no, non mi basta, evidenziamela anche di giallo, ovviamente se l'evidenzio poi perde il rosso. Voglio essere sicuro che sta roba non me la dimentico, perché è importante. E poi metto, che ne so, comprare acqua. Però no, l'acqua è più importante del formaggio, la voglio vedere prima. Prendo e sposto sopra. Vi faccio vedere alcune delle funzioni principali in rapida carrellata per non stare qui 6 anni. Tutte queste cose come le sto creando? Semplicemente, se io vado qua e scrivo, posso scrivere quello che voglio. Se io invece premo il backslash, ed eccoci qua, vado in una funzione, diciamo, che mi suggerisce quello da utilizzare. Posso scrivere testo, posso creare una nuova pagina, posso mettere una to-do list, quindi bla 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 bla. Posso avere comandi che mi fanno inserire dei titoli, che ne so, quindi questa qua la chiamerò spesa del lunedì. Ho dei task che magari mi creano delle liste che vanno a chiudersi, quindi ciao, anzi, che ne so, salutare, e dentro cosa vuol dire salutare? Dentro mi scrivo ciao, buongiorno, arrivederci, quando non mi serve chiudo. Quindi queste sono tante funzioni che potete utilizzare, ma la cosa diciamo più comoda è che quando io voglio creare una mia pagina, vedete, basta cliccare sul più e in automatico io qua ho già delle funzioni: table, board, list, calendar. Calendar, ad esempio, quella che utilizzo io per fare la task list, qua lo chiamiamo task list, bla bla bla, e io ho creato il calendario, quindi è molto intuitivo. Un'altra cosa molto utile può essere quella di utilizzare i templates, ad esempio, che ne so, io clicco su templates e ho già dei formati preimpostati, ce ne sono una squintalata, guardate qua quanti ce ne sono, non ve li faccio vedere tutti, che ne so, questa qui tipo per crearsi una sorta di wiki,
all'interno, posso programmare i miei viaggi, settare i miei obiettivi, una lista di libri che sto leggendo, insomma, nei template ci sono cose infinite, spulciatevi perché sennò stiamo qua tutto il giorno. Ecco, una cosa principale, io posso avere sia una sezione privata, come vedete qua, che una sezione condivisa. Qual è il bello della sezione condivisa? Che ci sono progetti, come ad esempio quello mio del personal brand, dove vedete qua c'è praticamente tutto quello che ha a che fare con i contenuti che vedete su Instagram e YouTube, che io ho condiviso con il mio social media manager e con il mio videomaker, quindi questi qua sono loro e questa cosa è online, è sincronizzata con tutti, qualsiasi modifica io faccio o voglio andare a leggere, che perché la fanno gli altri, qua siamo tutti aggiornati allo stesso tempo sulle cose da fare, si possono aggiornare le robe, si possono mettere dei commenti, che ne so. Questo è il post che è uscito oggi sul proibizionismo, io l'ho scritto qua, il mio social media manager ci ha fatto le slide, qua lui mi ha caricato il file, ad esempio questo qui è un file che lui mi ha già caricato qua in modo che io potessi vederlo prima e rimanga conservato qua sopra con la data, così io in ogni momento, anche tra un anno, posso sapere il 18 agosto cosa ho pubblicato. Un'informazione iniziale, la versione a pagamento, che alla fine del video vi spiegherò come ottenere gratuitamente, serve proprio per caricare file più grandi di 5 mega da tenere appunto su Notion e anche per condividere, per avere come ospiti più di 5 persone, di 5 utenti. Sono funzioni che magari potrebbero non servirvi, noi che immagazziniamo magari immagini grosse ma anche soprattutto i reels che escono il venerdì, sono contenuti qua e sono file che magari pesano 100-120 mega, noi abbiamo tutto qua dentro conservato e quindi adesso vi faccio vedere come si ottengono poi queste versioni appunto gratuite ma a pagamento. Ogni pagina ha delle sottopagine, ad esempio io nella mia personal home mi sono messo tutto il resto, tutto quello che ho messo qua. Un esempio principale potrebbe essere studying, mi sono creato una categoria dove ci sono tutte le cose che studio e dove prendo appunti. Come vedete io posso aprire la finestrella e andare a vedere le mie sottocategorie. Dentro studying, che ne so, ci ho messo Shopify, Facebook Ads, Google Ads, poi vado dentro, mi evidenzio le cose, le metto più chiare, posso scegliere esposto, sotto, sopra, creo i titoli, insomma qua vedete un po' di utilizzi basici. La cosa bellissima che potete fare però è non solo condividere queste cose con dei membri del vostro team, ma ad esempio se io vado su Extra e vado sul referral link, questa è un link che c'è nel mio link in biografia di Instagram, perché io ho scritto questa pagina, l'ho compilata in modo come sembrasse più bello fare e poi ho cliccato condividi con il web. Qua avete un link, voi se copiate e incollate questo link, chiunque ci acceda, anche che non ha Notion, gli si aprirà una pagina web esattamente con questa schermata e può interagire se voi avete messo dei link con quello che avete messo. Quindi molto ma molto comodo. Qua su Notion io c'ho anche tutta la mia parte di finanza personale, che adesso il buon videomaker va a coprire, perché andremo a vederla nel dettaglio tra qualche video, ma come vedete qua io mi sono già fatto una prima divisione nei vari comparti delle criptovalute, in quello che invece è al di fuori nei mercati finanziari regolamentati, insomma si può creare di tutto, ho le mie fatture, tutti, diciamo, la mia mailing list con tutti i miei contatti, ho veramente tutto qua sopra. Altre funzioni interessanti che posso farvi vedere in breve tempo, sostanzialmente cosa ci potrebbe essere? Dei comandi, dei richiami, quindi ad esempio io sulla mia personal home, vedete che c'è una freccia, ho il richiamo alla pagina del personal brand. Ah, ecco una cosa utile, ad esempio se io vado su Ichimoku, che è diciamo tutto il progetto trading che sto sviluppando, qua dentro cosa c'ho dentro? Ad esempio tutta la brand identity, quindi mi sono scritto come funziona Ichimoku, ho tutti i file relativi a Ichimoku, quindi le pubblicità, i video, le foto, il libro stesso in formato PDF l'ho conservato dentro Notion, o ad esempio la timeline di cosa devo fare. Vedete? Qua mi sono creato proprio in base al tempo quanto durano le diverse fasi, qua ci sono le dirette che vedete del lunedì, segnate già con gli articoli, guarda che qua devi parlare di questo, lì devi parlare di quello, questa visualizzazione non mi piace, è troppo scomoda, mi serve meglio capire i task, bene, cambio visualizzazione, metto quella board in modo da avere le cose un po' più divise per come stanno procedendo, insomma si può fare veramente di tutto. Ragazzi, è inutile dirvi che un programma così complesso è necessario che venga utilizzato per essere sfruttato a pieno. Ci sono
centinaia, credetemi, centinaia di applicazioni che non vi ho fatto ancora vedere. Aggiungere preferiti, duplicare, copiare link, rinominare, spostare. Si può fare di tutto. Vi ho fatto vedere anche gli avvisi, insomma, veramente di tutto, tutto, tutto. La cosa principale, quando voi arrivate, ripeto, cliccate qua sul più, aggiungete una pagina. La cosa secondo me principale da fare è il calendario, e poi da lì vi muovete e vi sbizzarrite creandovi, allora, elimina, ok, elimina permanentemente e via. La cosa principale da fare è quella di sbizzarrirvi, creare pagine, sottopagine, ad esempio qua, che ne so, su Studying voglio crearmi una nuova cosa, opla, eccola qua, oh per carità, adesso sto facendo bordelli, ce la posso fare ragazzi, scusate, voglio creare una nuova pagina, vado qua, slash, mi esce già page, e quindi che ne so, mi creerò uno studio che sto facendo su computer, ci vado a mettere l'icona del computer, eccola qua, ci vado a mettere una cover, magari che mi ricorda qualcosa che ha a che fare con il computer, va bene l'aereo, ci aggiungo dei commenti, pagina creata per parlare di computer, eccetera, eccetera, eccetera. Metto tutto quello che voglio, insomma, è veramente super, super completo. Ma come fare ad ottenere i 5 mesi gratuiti? Ecco qua, ragazzi, vi basterà, una volta registrati su Notion e scaricato e installato sul PC, vi basterà andare su Settings and Members. C'è una sezione chiamata Earn Credits, quindi guadagna crediti, e voi qua potete guadagnare dei crediti. Ad esempio io ce ne ho ancora da riscattare 5, 3, 8, un totale fa 5, 10, 15, 20, 26 crediti. Essendo che Notion costa 5 dollari al mese, con 26 crediti che potete appunto guadagnare gratuitamente facendo delle cose banalissime, tipo fai login dal web, fai login dall'app, fai login dal telefono, quindi veramente cavolate, si possono fare in 5 secondi, adesso completerò anche queste poche che mi rimangono, avete 5 mesi gratis di versione pro. Voi magari non vi serve subito la versione pro, perché non vi servono i limiti, sono già abbastanza grandi quelli che ci sono già. Tenetevi comunque quei 26 dollari lì, che non fanno mai male, e se un giorno o l'altro dovessero servirvi, sapete come utilizzarli. Spero di aver fatto una cosa gradita. Mi spiace non potermi concentrare troppo su Notion, ma ragazzi è veramente troppo pieno, e vi ripeto, questo video spero di pubblicarlo, perché è la terza volta che registro, gli altri erano venuti delle rotture di palle allucinanti, pesantissimi e lunghissimi. Insomma, veramente tante funzioni, veramente tanto ma tanto ma tanto utile. Qualsiasi cosa che io qua dentro la metto qua e non mi devo più preoccupare di niente, dividendo in categorie, in settori, in persone che ci lavorano, in scadenze, mi posso mettere i reminder, non ho più bisogno di ricordarmi niente. Questa rimane vuota ed è libera di lavorare, di concentrarsi su quello che c'è da fare. Lui, Notion, mi tiene tutto sott'occhio. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio. Se anche questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, di mettere la campanellina se volete essere avvisati quando io pubblico un nuovo video, perché è una cosa che assolutamente uno non si può perdere, la deve guardare subito, per carità di Dio Madonna, vi prego guardare. Insomma, niente, like, commenti, iscrivetevi, solite cose che dicono youtuber. Tra l'altro, io in diretta con voi posso segnalare che il video sull'organizzazione è stato registrato, il video sul Notion è stato registrato, e quindi io posso segnare la mia missione come completata, e anche per oggi abbiamo fatto il nostro. Grazie a tutti, buona giornata o buona serata, e a presto. Ah, fatemi sapere cosa ne sapete di Notion e se volete scaricarlo, mi raccomando.